Dopo la 5 giorni internazionale di Madonna di Campiglio, torna ancora una volta in Trentino l'Orienteering, ma si passa dalle Dolomiti di Brenta all'Alpe Cimbra, Folgaria, Lavarone, Luserna. Si torna con la Coppa Italia Sprint, terza prova per la precisione, con il campionato italiano Long. Si torna sempre sugli schermi di Rai Sport. Ben trovati da sottoscritto Gianfranco Benincasa, e qui al mio fianco c'è sempre Pietro Ilarieti. Ben trovato, Pietro. Buongiorno a tutti. Oggi scopriamo l'orienteering su due ruote mountain bike orientamento. Quindi una nuova specialità. Nuova specialità che però vede sempre l'Italia portare a casa tante medaglie importanti, parlo di livello internazionale. E questo fa sempre piacere, ovviamente. Qui intanto vediamo anche alcune bellezze dell'Alpe Cimbra, l'altopiano di Folgaria, Lavarone, Luserna, che ha ospitato questa due giorni di orienteering mountain bike. Ma prima di entrare nel vivo delle prove andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Benvenuto del territorio a cura di Daniela Vecchiato, direttore APT Alpe Cimbra. Alpe Cimbra, Folgaria, Lavarone, Luserna, tre territori, un unico nome che racchiude un grande progetto legato alla bike che vede durante tutta l'estate lo svolgimento di tanti eventi, che l'orientamento fa parte del mondo della mountain bike, e l'orientamento qui sull'Alpe Cimbra ha trovato nel tempo grandi forme di espressione che rendono veramente possibile a tutti scoprire la montagna e l'Alpe Cimbra utilizzando la bici, quindi divertendosi, facendo un po' di sport che non fa mai male, per poi arrivare carichi a degustare quelle che sono le prelibatezze del nostro territorio. L'orienteering spiegato da due campioni, Riccardo Rossetto e Luca Dalla Valle. Allora, Riccardo, quali sono gli attrezzi del mestiere? Allora, essenzialmente noi facciamo orienteering mountain bike, quindi siamo provvisti di una mountain bike front, quindi con ammortizzazione davanti. Usiamo un leggio dove riporre la mappa che si fissa sul manubrio. E questo leggio è girevole e quindi possiamo orientarlo in direzione lungo cui stiamo andando. E abbiamo ovviamente la SICAL per registrare il nostro passaggio nelle lanterne che troviamo lungo il percorso. Allora, Luca Dalla Valle, ritiriamo la cartina che ci viene consegnata al momento della partenza. In questo caso, che cosa vediamo? Sì, come per prima cosa sulla cartina vediamo il percorso, che è un certo numero di punti di controllo in cui bisogna obbligatoriamente passare. Tra un controllo e l'altro esistono diverse possibilità, diverse strade, e ovviamente sta nella bravura del concorrente trovare la strada più corta o almeno la più veloce. E allora abbiamo sentito le voci dei protagonisti, Daniela Vecchiato, direttrice della APT Alpe Cimbra, ma anche Riccardo Rossetto e Luca Dalla Valle, che ci hanno spiegato un po' questa disciplina, questa specialità dell'orienteering, Pietro. Sì, disciplina dell'orienteering che richiede, oltre alla l'extra bravura, del saper guidare il mezzo e quindi di saper prendere decisioni in una velocità ancora superiore rispetto a quelle della corsa. Volevo far notare che in questo evento il lotto dei partenti è molto qualificato, sono arrivati anche gli austriaci e i russi, tra loro Kevin Haselberger, poi vediamo Ruslan Gritsan, che sono dei concorrenti che Luca Dalla Valle e i suoi compagni troveranno come avversari anche ai campionati del mondo. E qui intanto il meteo è totalmente diverso per questa prima giornata, con la gara sprint che, dopo il bel tempo che abbiamo appena visto, si è svolta invece sotto un vero e proprio diluvio, come possiamo vedere, come le testimoniano benissimo anche queste immagini. Sì, devo dire che anche riprendere questa gara è stato molto molto impegnativo. Partenza, proprio alla partenza si è scatenato il diluvio e i concorrenti hanno cercato riparo come hanno potuto. Gli atleti hanno dunque sfoderato giacche a vento ed hanno coperto, l'avete visto anche qui, le cartine da leggere per affrontare la prova con il nylon, per evitare problemi, per evitare che simboli, colori e macchie diventassero un tutt'uno illeggibile. Riccardo Rossetto intanto è il primo che vediamo partire, Pietro. Sì, lui e Luca Dalla Valle sono sicuramente gli italiani più in forma in questo momento.
Luca Dalla Valle, Gronlight Orienteering Team, che è anche la società che organizza questi due giorni sull'Alpe Cimbra, Pietro. Sì, il Gronlight è una società molto attiva, Roberto Sartori presidente, aiutato da Paola Donà, la segretaria. Ogni anno organizzano quasi 30 eventi sull'Altopiano, una società veramente da applausi. Anastasia Trifelenkova, Orienteering Ski, vediamo proprio dunque anche gli atleti e le atlete che arrivano dall'estero, questa Clizia Zambiasi, che l'abbiamo vista appena adesso alla partenza. Se mi perdo, orientamento Maniago in provincia di Pordenone, Friuli, altra terra dell'orientamento. Clizia Zambiasi che è arrivata qui e lei che è stata impegnata anche nell'organizzazione delle gare di trail, quindi è una atleta, è una ragazza molto impegnata in questo sport, sia come organizzatrice che poi come partecipante. Marina Rainer, ricordavi tu gli austriaci, dunque Naturfreund e Filla, che prima abbiamo visto anche Ruslan Gritzen, Orientaski Orienteering, anche lui proveniente dall'estero. E qui siamo dentro la prova, Piero Tura in questo momento, ma guardate che tempaccio davvero sui sentieri, sulle strade e nei boschi dell'Alpe Cimbra in Trentino per questa prima gara sprint, terza prova di Coppa Italia, ospitata appunto qui sull'altopiano di Folgaria, Luserna e Lavarone. Davvero un tempaccio e bisogna dire che gli atleti sono ulteriormente ostacolati perché la visibilità, l'ottima visibilità soprattutto sulla cartina e del territorio circostante sono uno degli elementi importanti per riuscire ad orientarsi al meglio in questo territorio. Vediamo che comunque, cioè, si vede dalle immagini, non c'è bisogno di aggiungere molto, assolutamente sono al limite. Prova estrema quest'oggi, Mattias Scarton, Fonzaso e poi torna Luca Dallavalle, Gronlight Orienteering Team con il numero 61, sicuramente atleta da tenere d'occhio, ha vinto anche il titolo mondiale lo scorso anno in Lituania, quindi sicuramente un atleta al top non solo per quanto riguarda l'Italia ma a livello internazionale, così come Milena Cipriani, Panda Orientamento Valsugana, che anche lei gioca in qualche modo in casa in Trentino. Sì, diciamo che Cipriani, Zoppè e la stessa Zambiasi sono le elite italiane più in forma e Gritzan, invece Kevin Haselberger e il nostro Dalla Valle sono gli uomini di punta. Gli altri italiani sicuramente da citare sono il giovane Bettega e poi Jaime Origi assieme appunto poi al già citato Rossetto. Eccolo qui Bettega. Bettega GS Pavione, quindi abbiamo detto già in passato ovviamente per quanto riguarda il Primiero, sicuramente una delle culle dell'orientamento, questo Riccardo Rossetto che abbiamo visto alla partenza ma anche in azione davvero sotto un diluvio, Alena Fedosieva e questi sono appunto i russi e le russe che sono venuti a prendere parte a questa gara sull'Alpe Cimbra in Trentino, Ruslan Gritzan, sicuramente un atleta che ha vinto tanto a livello internazionale. Russi che erano in ritiro in altura a Livigno e sono venuti a fare questa gara proprio per amicizia, che si è sviluppata con gli italiani e anche gli stessi austriaci hanno scelto questi terreni perché sono molto buoni per allenarsi in vista dei mondiali. Eccolo Kevin Haselberger che ricordavi anche prima, Pietro. Sì, e gli stessi italiani sono reduci da un periodo in altura, loro non sono stati a Livigno ma sono in ritiro al Passo Rolle, alla caserma Colbricon. Milena Cipriani, Panda Orientamento Valsugana, ancora lei con il numero 13 va a funzionare proprio qui sul arrivo praticamente di questa prima gara sprint, Clizia Zambiasi, se mi perdo Orientamento Maniago, l'abbiamo vista anche per lei, il momento di arrivare al traguardo col tempo che intanto è un po' cambiato anche, no? Così d'estate in montagna. È un po' cambiato, attenzione perché nell'orienteering fino a quando non scarichi i dati non sai mai come può essere andato e in effetti Milena Cipriani è incappata in un errore, qua ne sta discutendo con Clizia Zambiasi, funzionatura mancante per lei. È il bello e il brutto di questo sport, ma allora andiamo a vedere le classifiche. Luca Dalla Valle, Gronlight Orienteering Team 25-56 davanti a Ruslan Gritzan, 26-19 Fabiano Bettega del Pavione, in 26-31 Anastasia Trifilenkova, 27-44 Fedosieva, 27-57 la Marina Rainer, 31-29 Clizia Zambiasi, 41-31 prima delle italiane. Clizia Zambiasi, Coppa Italia Sprint, vincitrice a sorpresa. Sì, veramente una sorpresa.
Anche perché i meriti sarebbero tutti per Milena Cipriani, che ha fatto un tempo molto più basso del mio, però è incappata in una punzonatura errata e quindi in una giornata di pioggia e di, diciamo, molto provante, sono riuscita a portare a casa questa Coppa Italia. Luca Dalla Valle, gara difficile, pioggia fortissima, ma sei riuscito a vincere. Sì, beh, le condizioni erano molto proibitive oggi, però era per tutti così. E niente, io ho fatto una buona gara, non perfetta, però c'è da dire che anche gli altri hanno risentito della pioggia e io sono quello che ho sbagliato meno, diciamo. Allora, queste le parole di Luca Dalla Valle, Orienteering Team Gronlight, che è anche la società che ha organizzato, come ricordavamo, questa due giorni sulle Alpi Cimbre, che si è aggiudicato questa prova sprint al femminile Clizia Zambiasi, anche se dietro comunque alle due russe e all'austriaca. I risultati e di commenti li abbiamo sentiti per quanto riguarda la prima giornata di gara sulle Alpi Cimbre. Ora passiamo al secondo giorno con la prova long valida per il campionato italiano di Orienteering MTB, ovviamente mountain bike sempre. Sì, ci spostiamo a Nosellari, cambia tutto, cambia anche la tecnica di navigazione, le tratte sono molto più ampie, la distanza è superiore, dovrebbe essere attorno all'ora e mezza, cambiano proprio anche i protagonisti, perché ci sono alcuni atleti che sono più portati per le distanze veloci, altri per le gare di resistenza, e ci sono i campioni come Luca Dalla Valle che vanno forte ovunque. Ovunque. Abbiamo visto la cartina del campionato lunghe distanze e le immagini anche di Folgaria, della Schiare, la zona che ospita questa due giorni di Orienteering, e ora gli atleti si stanno preparando per questa prova che è valida dunque come campionato italiano long, che lo scorso anno andò in scena sempre in Trentino ma a Borgo Valsugana per quanto riguarda long, e vinsero, si sono imposti lo scorso anno Milena Cipriani, Panda Valsugana e sempre lui, Luca Dalla Valle Gronlight. Dalla Valle ha preceduto il brianzolo Jaime Origi e il vicentino Riccardo Rossetto. La Cipriani ha invece avuto la meglio sulla compagna di squadra Laura Scaravonati e su Clizia Zambiasi di Semiterno Maniago. Questi dunque un po' i risultati, anche per ricordare quello che è stato il campionato italiano tricolore dello scorso anno 2017 in quella di Borgo Valsugana. Hai citato Laura Scaravonati, che non corre più, lei è diventata la team leader, è lei che guida la nazionale italiana durante le trasferte internazionali. Questo vuol dire che è lei che si occupa di tutte quelle fasi, sia tecniche, ossia partecipa alle riunioni quando si discute e vengono presentati gli eventi, e poi decide dove sistemarsi, degli aspetti logistici, e poi le toccano anche quelle decisioni un pochino dolorose, ossia scegliere quegli azzurri che fino all'anno prima sono stati i suoi compagni, e poi lei deve scegliere ad esempio chi mettere nella staffetta. Non è sempre facile. Certo, bisogna fare delle scelte. Intanto le partenze, abbiamo già visto partire Milena Cipriani, Nicolò Schiavi Cappello, Clizia Zambiasi in questo momento per quanto concerne questa prova long, dunque lunghe distanze, valida per il campionato italiano. Ricordiamo che la mountain bike orientamento MTBO è la declinazione su due ruote della corsa orientamento, come si ricordava in apertura di questa nostra sintesi. Tra l'altro, per poter leggere la carta mentre si pedala ed avere anche le mani libere, cosa non del tutto secondaria per la guida, il concorrente dispone anche, vedevano Pietro, di un leggio girevole fissato al manubrio. Questa è una piccola particolarità. Il leggio è girevole, e poi ci sono degli atleti anche che utilizzano dei piccoli magneti per non perdere il segno, perché chiaramente le mani devono stare fisse sul volante, altrimenti sul manubrio diventa un po' difficile, se no, governare la bicicletta. Sì, esatto. Poi tieni presente un'altra peculiarità tecnica, ossia che la testa e lo sguardo va sempre alla strada e alla mappa. La strada e la mappa, quando poi ritorna sulla mappa bisogna sempre rilocalizzarsi, quindi è per quello che a volte si usano dei piccolissimi magneti per tenere proprio il punto. Ed eccolo alla partenza dopo Fabiano Bettega, Luca Dalla Valle, Gronlight Orienteering Team. Le doti che un bike orientista deve possedere sono una buona padronanza ovviamente del mezzo meccanico, della bicicletta, la capacità anche di interpretare con precisione, sempre con velocità, le diverse soluzioni che il tracciato propone per raggiungere i diversi punti di controllo. Normalmente, ed in Italia è obbligatorio, si possono utilizzare solo le strade, i sentieri segnati sulla carta, in carta.
Esatto, ecco Ruslan Grizan che sarà un grande avversario oggi e in prospettiva futura durante gli impegni internazionali. Qui lui è accompagnato dalla sua allenatrice che lo segue sempre, l'abbiamo incrociata più volte lungo il percorso in punti strategici e lei con un colpo d'occhio capisce subito se Grizan è in vantaggio o in ritardo, poi gli dà delle indicazioni che capiscono solo loro. Crizia Zambiasi intanto è impegnata in questa prova e qui è cambiato completamente tutto dal diluvio del giorno prima al sole e alle nuvolette bianche che fisse in cielo sopra l'Alpe Cimbra. Tutta un'altra giornata, tutta un'altra gara questa. Sì, direi tutta un'altra giornata e tutte altre difficoltà. Oggi è importantissimo anche idratarsi, quindi bere molto e integrare con dei sali, perché qua c'è anche il rischio dei crampi, perché è proprio anche molto molto caldo e lo shock, diciamo, termico rispetto al freddo del giorno prima, qualcuno lo potrebbe pagare. Antonio Mariani, Orsa Maggiore, qui andiamo proprio sui sentieri, tra i prati, nei boschi dell'Alpe Cimbra per questa prova, con Riccardo Rossetto ancora, che come vedete qui non si è neanche fermato, è stato proprio abilissimo e velocissimo. Beh sì, è proprio la cura del gesto, no? C'è chi si ferma, e come in questo caso Bettega, e riparte, però se tu provi a pensare ad altissimo livello è molto molto importante affinare bene questo gesto, perdere meno, diciamo, decimi o secondi possibili in questo gesto, perché nel complesso, nell'economia di una gara, poi possono fare la differenza, sono i famosi marginal gain. Andrea Cipriani, prima abbiamo visto anche la Zambiasi, abbiamo visto anche Luca Dalla Valle che incontriamo nuovamente qui. Lui decide di fermarsi quasi, diciamo, è una via di mezzo questa tra chi si ferma e chi invece fa tutto al volo. Milena Cipriani, Panda Orientamento Valsugana, Kevin Haselberger, lo dicevamo, ci sono anche oggi ovviamente nella long gli austriaci ed anche i russi che prendono parte e alzano, no, il livello di questa prova. Sì, diciamo che poi gli elite di questa disciplina si cercano anche, no? Perché amano il confronto, nessuno, credo che nemmeno Dalla Valle avrebbe voluto vincere facilissimamente, venire senza trovare avversari, quindi loro poi sono un gruppo di amici, perché lo stesso Grizan è uno che si allena spesso con Dalla Valle e si scambiano, diciamo, anche l'ospitalità, quindi c'è proprio una sincera rivalità che però ha permesso ad entrambi di crescere tantissimo. E questo è sicuramente importante, confrontarsi con quelli che sono i big a livello internazionale. Ancora Luca Dalla Valle, Gronlight Orienteering Team. Le gare di questa disciplina di MTBO si distinguono nelle quattro specialità canoniche: sprint, middle, long e staffetta, di cui si assegnano ogni anno anche i titoli mondiali. Nell'ultima edizione andata in scena in Lituania, come ricordavamo, è stata anche introdotta intanto la formula della mass start con partenza in massa dei concorrenti e diverse variazioni anche sul percorso, vinta nella categoria maschile allo sprint finale proprio dalla porta colori azzurro Luca Dalla Valle. Sì, si cercano, la Federazione Internazionale cerca sempre nuovi diciamo format volti alla spettacolarizzazione della disciplina. Parlavamo prima del gesto della punzonatura, in certi eventi addirittura la punzonatura come gesto in sé è stata eliminata perché il concorrente passa vicino al punto ed è touch free, cioè non deve nemmeno toccare. Diciamo che da un punto di vista forse pratico è più facile, è più semplice da gestire, però poi vedi in questo caso la punzonatura viene marcata due volte, sia sul ditale che sulla stazione, e diciamo che forse è ancora lo strumento più sicuro al momento. Florian Exler e ancora Luca Dalla Valle, guardate con che grinta, con che velocità affronta questo tratto del percorso e poi ci si avvicina ovviamente al traguardo Iris Aurora Pecorari, è la prima che vediamo arrivare qui sulla finish line e chiudere, anche qui bisogna poi arrivare per scaricare i dati. Luciano Sonda, anche lui alla finish line e via via, poi attendiamo ovviamente anche quelli che sono i big della disciplina per vedere chi si aggiudicherà questo titolo italiano. Lo ricordiamo, lo scorso anno si sono imposti Milena Cipriani, Panda Valsugana e Luca Dalla Valle, Gronlight Orienteering Team. Milena Cipriani, eccola qui sul traguardo. Sì, speriamo che oggi tutto torni nei conti della Cipriani, che non ci siano punzonature mancanti. Abbiamo visto arrivare poco fa Marina Reiner, che è una delle
concorrenti più forti in gara oggi, viene anche lei da Villach come Haselberger, hanno fatto questa trasferta in Italia rinunciando a un'altra trasferta in Ungheria, hanno proprio preferito i terreni italiani. Alena Fedosieva, intanto anche lei all'arrivo, quindi c'è anche la preferenza da parte degli austriaci per l'Alpe Cimbra, in questo caso Luca Dalla Valle è anche lui al traguardo, e dall'Austria sono arrivati appunto da Villach, Naturfreunde Villach, amici della natura, tradotto per quanto riguarda questi ragazzi e ragazze austriache qua, Ruslan Gritsan, che sta anche lui arrivando sul traguardo al termine della sua prova long. Kevin Haselberger, eccolo qua, Naturfreunde Villach, e poi Jaime Origi, e poi qua i distacchi sono minimi, arrivano uno appresso all'altro. Sì, oramai stanno arrivando proprio tutti i big. Volevo farti notare che Dalla Valle oggi ci tiene in modo particolare a vincere, perché la sua società organizza e quindi lui ha proprio anche voglia di ricambiare l'impegno che il suo presidente ci ha messo. Assolutamente, Gronlight Team, ricordavamo, è una società molto attiva, qui Riccardo Rossetto intanto, allora ricordiamo il comitato organizzatore di questi due giorni, presidente Roberto Sartori, direttore di gara Roberto Pezzel, tracciatore Ivan Gasperotti, che è anche il punto di riferimento per la mountain bike orienteering, gestione informatica Alessio Dal Follo, responsabile partenza Caterina Pezzel, responsabile arrivo Giuliano Dal Follo, e l'assistenza medica è stata garantita dalla sezione di Folgaria della Croce Rossa Italiana. Quindi come sempre mobilitazione, ovviamente tanto volontariato per organizzare anche queste prove, queste gare dedicate alla mountain bike. Marina Rainer va a vincere 1:46:32 e la Cipriani è la prima delle italiane, 2:22:50 è il suo tempo. Ruslan Gritsan primo 1:20:01, poi Luca Dalla Valle 1:21:17, Jaime Origi subito dopo terzo. Questa è la classifica generale della due giorni, Gritsan davanti a Dalla Valle, Origi per quanto riguarda appunto l'intero weekend, e la Trifilenkova davanti a Rainer Fedosieva e alla Clizia Zambiasi. E qui vediamo anche i momenti delle premiazioni, tutti sorridenti, ovviamente qui sul traguardo c'è anche il commissario straordinario della Federazione Orienteering, Sergio Anesi, che distribuisce i premi alle atlete in questo caso. Sì, c'è anche una folta partecipazione di pubblico, è stata veramente una gara ben riuscita anche dal punto di vista proprio del colore e del contorno. Sicuramente importante anche questo, perché così c'era il pubblico a sostenere le prove di questi atleti e di queste atlete che ancora vediamo premiate in questo momento da Sergio Anesi, che appunto da pochi mesi si occupa della Federazione Orienteering. E poi andremo ancora una volta, no Pietro, a sentire anche le interviste dei protagonisti. Questi sono i corridori italiani, i due vincitori, Dalla Valle e Cipriani, poi vediamo Rossetto, Zoppè, Clizia Zambiase e alla sinistra Jaime Origi. Sì, perché Dalla Valle poi è arrivato dietro al russo, ma il titolo italiano per ovvi motivi va a Luca Dalla Valle, questo era fuori discussione. Insomma, qui allora ancora strette di mano, premiazioni, un momento per ricevere gli applausi anche dal pubblico presente qui sul traguardo di questa prova long distance, che per il secondo anno di fila viene disputata in Trentino, lo scorso anno a Borgo, quest'anno sull'Alpe Cimbra. E allora andiamo poi a sentire le interviste ai protagonisti di questa due giorni, che ci hanno regalato emozioni e spettacolo. Dunque, interviste per i protagonisti. Milena Cipriani, collezione di maglie tricolori. Oggi non me l'aspettavo, perché ho fatto un errore molto lungo e non riuscivo più a capire dove ero. Ho fatto un grosso errore, non me l'aspettavo di vincere, dopo sono riuscita a recuperare e sono contenta, anche se non me l'aspettavo. Questa volta non me la merito proprio, devo dire. Il campione italiano long è Luca Dalla Valle, non si contano più i tuoi titoli. Sì, dai, vincere un titolo italiano è sempre una soddisfazione. Tecnicamente ho fatto diversi errori e dovrò lavorare ancora un po' sulla tecnica prima dei mondiali, diciamo. Però fisicamente mi sento bene, quindi dai, è buono. Siamo con Ruslan Gritsan, che è il vincitore della gara long assoluta.
Hello. It was a nice weekend. È stato un bel weekend. Ieri molto difficile perché pioveva moltissimo. Il secondo giorno invece meglio, con un bel sole. Ed è stato perfetto. Some places was not so correct, but alcuni errori ovviamente. Vincitrice oggi viene dall'Austria, Marina Reiner, congratulazioni. Katia, it was a really tough race today. È stata una gara molto dura oggi, ma molto carina, con un tracciato interessante, una bella area. Actually, I was the fastest one and was not easy. Sono stata molto veloce. Through the dense network of tracks and it was really e su questo percorso molto impegnativo. Mi piace sempre venire in Italia, dove troviamo delle ottime gare, e abbiamo preferito venire in Italia piuttosto che andare in Ungheria. È stato divertente, una bella gara. Sergio Anesi, si chiude una due giorni qui sull'altipiano di Lavarone, ottimo bilancio. Direi proprio di sì, sia per quanto riguarda la qualità dei partecipanti, il numero. Un po' peccato per la prima giornata per il tempo, che ha condizionato sicuramente le prove, ma poi gli organizzatori hanno saputo organizzare questa seconda giornata col sole, e quindi ci siamo riappacificati sia con lo sport che con gli atleti, e quindi una giornata passata all'insegna della corsa in mountain bike nell'ambiente. Dopo questo luglio denso di impegni, i top rider dell'Orienteering sono chiamati a gare di livello internazionale con i campionati del mondo. Un augurio anche per loro. Credo che l'allenamento che hanno fatto nelle diverse giornate di gara, sia di orientamento che di mountain bike e di triathlon, credo che siano estremamente importanti e propedeutiche per un risultato che ci auspichiamo possa dare soddisfazione ai ragazzi e soprattutto garantire all'Italia una presenza nel ranking mondiale significativa. In bocca al lupo e quindi arrivederci alle prossime competizioni in Italia e all'estero. Arrivederci allora alle prossime competizioni. Ci sarà ancora una volta Rai Sport a seguire l'orientamento, così come abbiamo fatto con questa due giorni, con la Coppa Italia Sprint e con il campionato italiano long, ma orientamento mountain bike, come vedete, come avete capito chiaramente dalle immagini e da quanto vi abbiamo spiegato. Grazie Pietro per essere stato qui al mio fianco ancora una volta. Grazie a voi. Prossimi appuntamenti, ci sposteremo in Toscana, in Puglia e poi di nuovo in Trentino. Perfetto, grazie a Marco Rasi per la collaborazione tecnica, grazie a voi gentili telespettatori.